cazzo sono queste cose, guarda. Ci vuole identikit, ci vuole, eh. Non dovete toccare niente a terra. Capito perché li faccio così con i piedi? Perché con i piedi ci arrivo subito, vedi? Stum! Anche qua non va bene, prendete la scossa, vedi che qua non funziona un cazzo. L'Italia funziona benissimo nel non funzionare. Attiviamo la macchina sociale. Giù, 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 morte, ammazzate, ambulanze, dottore, medici, politici, filosofi. Ehi, è tutta roba di assassini che però fanno finta di essere tutti persone per pene. Non si tocca. Andiamo, dai. Bravo. Allora, qua non si può passare che c'è Mastro Geppetto con i gatti, se no succede un manicomio. Allora, facciamo il giro di qua, dai. Facciamo il giro. Facciamo... Schiviamo, schiviamo. Dai, Tofì, dobbiamo fare il giro, svegliati. Sveglia. Dormi scemo. Eravamo quattro amici al bar, manco quattro gatti, ah uno ce n'è. Lascia qua, ci possono essere cose a te. Vedi, già hanno fatto anche i gradini, ferma, non scendete. Per salire a me che sono un po' più anziano ormai. Uno, due e tre. Ah, è soffice nella spazzatura se cadi. Ahi, abbiamo girato l'ostacolo. Andiamo. Restiamo di qua per l'amore degli animali, questo ed altro. Andiamo. Mentre le zanzare, gli insetti qua, le mosche ci stanno mangiando vivi. Ah, però c'è capello. Temperatura tritolo. Da bagno. Bellissima giornata, almeno quello. Andiamo. Aspetta, si deve fare una cucculuzza. Ora qua i cestini non ci sono, al posto di raccogliere la butto lì, oppure finirebbe di lato qua con tutto il sacchettino, finirebbe buttata tra i cespugli come potete vedere nei video. Non vi infilate là dentro, Cristoforo Lamberto. Cristoforo Lamberto. Ah. Oggi c'è un video così più spensierato, sperando. Oggi devo andare a sistemare. Devo andare a prenderli per la patente. Devo andare a fare quella cosa per la patente. Vedi dove finiscono i sacchettini. Tutti di là. E ancora l'estate c'è. Qua ci sarà l'estate per un sacco di tempo. Sono i fighi d'India, ve li venite a munnare se volete. Vedi, questo l'ha lasciata, io l'avrei buttata di lato. Mancano proprio i cestini per tutta la ciclabile, vedi? Per tutto, per indifferenziato. Figuriamoci la differenziata, che poi ributtano tutta nell'indifferenziata, ma comunque. Le prime volte mi ricordo dicevano delle scuse pazzesche. Non ci possono essere i cestini qua, perché sarebbe indifferenziata. Ormai stiamo facendo tutti la differenziata. Le scuse più pazzesche. Gli mettono la bomba dentro, come in Giappone. Ci troverebbero i morti dentro. Insomma, a dire che siete tutti un pugno di truffatori e votate truffatori, non niente.
per non dire assassini, e perché fa davvero persone, finta di essere persone per pene, perché poi per sgamare, per non farsi sgamare, una volta gli sgami una truffa. Cosa devi fare? Cosa? Ti lasciano vivo, ti lasciano dirlo, raccontarlo, eh? O non ti lasciano dirlo? Questo non te lo lasciamo dire, che fai? E che fai? A parte che si sa ormai come sono gestiti e amministrati da assassini che non te lo lasciano dire, quindi cosa fai se non me lo lasci dire? Anche se si sa ormai, cosa fai? Ti massacriamo i figli, te li violentiamo, te li... così come avete fatto con i vostri, fra di voi, i figli, l'orita, i soldi, pim pom, pim pim pom, pom. E io lo dico lo stesso, e io ve lo intesto, ve lo intesto. Sterone, vieni qua. Purtroppo la mentalità mafiosa è questa. Bastarda che non sei altro, il terrorismo usa, vi ho spiegato queste cose. Dove è pianificato, eh? Non tutti riescono a vederlo, vedo c'è gente che vede solo mafia, vede solo politica, cose di giustizia, secondo me. Poi non funziona, dicono ah vabbè, se riescono a dirlo perché non glielo fanno dire, questo non te lo lasciamo dire. Allora ve lo dico lo stesso. Lo sterzo ve lo dico. Poi con tutte queste macchine nuove che si appannano, si accendono da sole, si spengono da sole, sterzano da sole. Sole, vieni qua, sterza per noi. Tofi! Ma guarda che rincoglionita questa la mattina. Ma che faccio? Le sgricci con la fiorellina? E la patatuzza? Forza veloce che devo andare a fare delle cose. Torterelline. Ghiazzani ha raccolto l'uva. Guarda che buco, mi sono fatto il buco. Zani ha raccolto l'uva con tutti i ragni. Minchia, me l'aveva detto lei, dice, si raccoglie l'uva, si mette su un tavolo, tempo, anni fa, la metti sul tavolo, la raccogli, come l'origano, il prezzemolo, la pulisci, vedi, quel... se l'è dimenticato, infatti, perché ha problemi, si dimentica chi è, ha acchiappato, l'ha messa tutta dentro una busta, è proprio lei che mi insegnava a mettere le cose sul tavolo, lo sai come si fa sull'asciugamano, si controlla, si pul... non si sciacqua perché si rovina. Attenzione. Psst. Non si sciacqua perché si rovina, me l'ha messa. E me l'ha messa dentro una busta. Io ho aperto sta busta, stavo portando tutti i ragni di là, ho aperto sta busta e dentro la busta praticamente c'era, sono usciti tutti sti ragni, e uno penso mi ha pizzicato, visto? Era diventato tutto gonfio, ora gli ho messo quello, l'anti-bit, l'anti-morso.
Questo è il problema che ha ora. Zani, forse sono i farmaci o il down, le conseguenze di quello che gli era successo. Ora come ora è così. Cioè, alcune, parte un po' di... Vabbè, fa un po' di problemi i farmaci, ovviamente, lo stomaco, eccetera. Però alcuni momenti che si dimentica, come se si dimentica chi è. Si addormenta, si dimentica proprio chi è. Allora la devi svegliare. Ma come, me l'hai insegnato tu, gli ho detto di mettere le cose sul tavolo. Lei era tutta precisa, una volta che imparava una cosa la portava tipo scuola di golf. Si vedeva anche queste cose in televisione, la scuola delle golf, la scuola molto precisa, molto... Certo, a modo suo, non a modo di una che prende 10.000 euro al mese per fare la golf, cioè non è che può pagare quello. Cioè la gente a casa puzza e lei dovrebbe, a spese sue, dovrebbe ristrutturargli le case, o pulirle, o svuotargli le... Quindi lo faceva a modo suo, però con molta tecnica, aveva acquisito delle tecniche anche dalle persone stesse, insomma, un lavoro così, comunque in Italia lascia stare proprio completamente, lascia perdere quello che si può perdere, e come indagare cosa ci potrebbe essere dentro questi cespugli, che non sono più cespugli, vedi, vedi, ti appunto, testa di scecca. Lascia fare, lascia il raddoppio. Ehi! Ti pungono! Che cazzo di cani! Cioè, ma le prove di quello che dici ce l'avevo, queste provole, sono tutte appese, si sa! A parte il fatto, non lo vedi? Si sa come funziona, si sa nelle strade, si sa che chiappano di qua, sequestrano e rimettono in circolo, ma quello è meno, quello è commercio, eh. È il minore dei mali dal mio punto di vista. Cosa succede quando lo vuoi raccontare? Quello è il problema. Gli omicidi, le case, le ritorsioni su bambini, su grandi, e poi dietro c'hanno molti di loro che non lo sanno, c'è dietro il terrorismo, quindi fino a quando è mafia e cose si ammazzano, poi c'è anche gente che viene da fuori o comunque ha una cultura nordica diversa, da qui sono andati. Ci sono tante tecniche. Una delle più grandi prove del lavoro in nero, cioè tutto è nero, tutto non funziona niente. Tutto è nero, il 90% per le colf e molti lavori è nero, o comunque contrattualmente non rispettano quello che c'è scritto sulla carta, o la carta non rappresenta veramente il lavoro che fa la persona, o non è adibito bene. Nell'impiego pubblico e privato, ovunque, inutile negare, inutile negare. Quindi che cosa fa? Quelli che invece vengono presi di mira e vessati, che tutto deve funzionare, deve fare, lo fanno a carico della persona, come hanno cercato di fare su di me. Su di me devono essere, io devo essere tutto, che non devi, qua non, adesso vengono qua lei non ci può camminare, anche gente mi è venuta a rompere i coglioni a me che io qua non potevo stare con i cani a guinzaglio, io però tutto il resto lo facevano, capito? In più con cani pericolosi, ecco. Io per giunta che so tenere i cani, io per giunta che ho una coscienza e un modo di fare. È un metodo nelle cose che non è invasivo, né dannoso, né fatto sugli altri. Quindi era tutta una cosa caricata su di me. Tu non puoi avere figli, tu non puoi avere, tu non puoi. Tu
Se non voi non sapete che oltre che questa mafia mi state facendo nel culo, cioè del terrorismo. Perché? Perché non potevo neanche vivere, non solo raccontarlo, come l'omertà mafiosa vuole, però risultate tutte persone per pene, persone di onore. Andiamo, andiamo, dove stai andando? È inutile salvarli perché saranno sempre così. Il massimo che posso salvare io. Anche questo è capitato, sono venuti qua come alla barra. Lei qua, questo è della provincia, questo è dei cani, ai cani senza guinzagli. Ma solo io, ce l'ha solo con me? No, qua tu, tutti, allora vado da tutti, tutti. Vieni qua. Se ci sono cani qua, rottevate. Cani enormi, mastini, bull mastiff, pitbull, la qualunque. Mi rompi i coglioni a me con due cagnolette. Al tempo che avevo il maltese. Vieni qua, torniamo, amore! Tofina! Tofi! Telecomando vecchio. Sapete che è nervoso quando viene attaccato da queste cose. Però, vedi, infatti mi incazzavo e mi incazzo tuttora perché se vengono a rompere i coglioni mi incazzo. Vieni qua. Come minimo, per che cosa devi incazzare? Per la squadra del culo, del cuore. Andiamo! Anche l'altra roba finta. Tofi, dai! Vuoi che li tenga a guinzaglio? Sono buone! Vieni, vieni, Cali, è buona, eh! Non parlo italiano! Good girls! Good girls! She's very good. No fear! She's okay. Girls? Girls! Same. Good girls! Piacciono? Ti piacciono? My bitches! My bitch. My bitch. Andiamo, mi piace, che bello. What's the name? Ein. Ein. Ein, yeah. And they? Cali, Cali. Ai! Cali perché prende sempre qui e Tofì. Tofì. No! Non si fa! Non si fa! Non si fa! Posso salutarlo? Ciao, niente, stai ferma lì. Ciao, chi sei? Non ti fidare, bravo. She's afraid of people more Ma than si è dogs. good. She likes dogs, Slowly. Yeah, Slow. exactly. Vai. Ok, piacere. Vai. Ciao, piacere. Non lo so quello che dico quando tento di parlare inglese perché non lo pratico, cioè non lo pratico. Il fatto è praticarlo. Se lo pratichi, impari. Quei 10-20 vocaboli diventano scene, poi le forme, queste imparate a scuola, le cose vengono fuori. E allora riuscire a parlare, siccome non lo uso, non è solo su internet o traducendo le canzoni o facendo queste cose che si impara, ci vuole praticità, devi andare in un posto dove si parla in inglese, poi mentre fai te lo studi, ti metti il vocabolo che ti manca, che ti eri dimenticato. Però mi faccio capire, mi ricordo quando ero in Spagna, un amico mio, Danilo cercava, il fratello di Sandro cercava,
di parlargli inglese. What's the name of the... E gli dicevo, ma cazzo, ma parla in italiano, in spagnolo, fai prima, no? In italiano ti capiscono di più. Fuori, quando sono stato in Inghilterra, in Olanda, in Svizzera parli italiano, non dico che parli inglese. Quando sono stato in Inghilterra o in Olanda, parlavo inglese, parlavo con inglese, con i segni. Queste lingue intercontinentali. Andiamo. Che fa un caldo qua, fino a quando ci sarà il sole ci sarà sempre caldo. Ora mi devo andare a fare, niente, va morso questo ragno. Ma il problema è se mi morde qua dove ho quest'angioma, questo tumore sulla pelle benigno qua, come si chiama questo? Melanoma, angioma. Il problema è lì. Perché qua nel petto, nella testa ho questo coso, questo neo. Poi qua nella guancia non mi posso fare la barba. Addosso ne ho una ventina che mi devo levare, che stanno diventando frutti, stanno diventando. Kiwi parlano. Perché si sfreggiano sempre le cose. Poi qua questo nel petto che mi si è tagliuzzato in qualche modo, penso col cane, qualche anno fa. È diventata. Il neo è saltato, mi è restata una macchia, ora sta macchia sta allargando. Poi gli ho messo delle creme che non vanno bene ed è gonfiato. E anche se sono creme tipo. La lasci stare! Sotto le palle. E con l'acqua del mare mi si sistemava, si gonfiava, la disinfettavo e. Comunque li devo andare, più che fare vedere, devo andare a scegliere, a fare vedere per sentire cosa dicono e scegliere un posto dove levarli, dove fare questi interventini. Stare alle lucertole, dove fare questi interventini. Io mi stresso tantissimo perché conosco l'ambiente di Roma, di Bologna, soprattutto ora in questi periodi, o di Catania per andare a fare queste cose. Catania, Siracusa non penso, perché molte cose potrebbero farle, ma poi le altre, questa melanoma, l'angioma che ho qua al fianco. Vieni qua, dove state andando? Guarda. Ehi, andiamo? Cali, Toffi, niente, Toffi, sei una... No, completamente, levatelo dalla coda. Quanna ridda. Andiamo. E quindi mi devo fare niente, te l'ho detto, volevo andare. Ma anche Svizzera potrebbe essere un posto, fare un controllo in un posto dove io mi sento sicuro al 100%. Dice, ma perché? Non lo so, io andrei in Olanda, anche perché poi 15 giorni bello mi rilasso, ecco, lì posso anche fumarmi qualcosa, no? Come ai vecchi tempi, entrare in un coffee shop, anche se non farò più chissà che cosa, probabilmente, magari non faccio, aspetta, ehi, non lo faccio, andare nei musei, cosa, mi farei una passeggiata, magari non andrei, che ne so, in Red Light, o non mi passerei tutto il tempo dentro un pub, un coffee shop, però mi piace l'ambiente, mi piace, soprattutto sono sicuro che è un bel posto, a posto di ammazzarmi di sigarette. No, che poi non ne fumo assai, massimo. Dopo il caffè, quattro caffè, tre sigarette, quattro sigarette. Ogni tanto
come una di quelle light. Insomma, io cambierei il non fumare la sigaretta, sicuramente. Comunque sarebbe una vacanza, una bella vacanza turistica. E che costa? E che costa? Le sigarette, per dire, un pacchetto di sigarette io ci faccio una settimana, 10 giorni. Quindi non è che sono... Poi tante volte proprio mi rullo proprio il tabacco per evitare il condensato e queste cose qua dopo il caffè. E lì sarebbe tutto più piacevole, poi non c'è caos di quella, gli ospedali sono tutti... E soprattutto per avere, sono tutti concentrati lì. Concentrati non è che sono in 10 città diverse come qua. Quindi mi farei fare un controllo, così so da lì poi posso anche vedere in Italia più vicino dove andarmi a fare il controllo. Se no, quando devo fare le cose cliniche le faccio in estate, gli interventi clinici. Quando devo fare il controllo anche in inverno salgo con l'aereo, e in estate li faccio, salgo con la macchina, con loro, con l'aereo, vado a fare il controllo in un giorno. Fa caldo, vero? No, tu che ti sporchi tutto. Comunque dicevo, il controllo lo facevo dermatologico, sull'operazione che mi hanno fatto. Lo facevo salendo con l'aereo, diciamo. Se facevo un intervento chirurgico, salgo con l'aereo e mi faccio il controllo dell'intervento chirurgico. Quando devo fare gli interventi chirurgici, quindi devo stare una settimana, perché dopo che li fanno, secondo, dico, posso salire con la macchina e vado in periodi più tranquilli a livello di tempo, cioè con un tempo un po' più estivo. Più questa è l'unica soluzione, se no non se ne fa niente, finirò nelle mani di persone che ti fanno danno e poi spariscono. Non c'è manco. Andiamo, dai, metti il guinzaglio. Come è stato per tutti, eh? Ti fanno le cose qua, poi cambiano, li trasferiscono, si mettono in pensione e ti lasciano in mezzo alla merda, vero? Fallisce, chiude, non c'è più. Devi cambiare città, devi cambiare, insomma, esci i soldi per ottenere. Invece, come ho deciso io, è la cosa meno terroristica. Se no rischierei di fare quello che ho fatto finora anche con i miei figli, praticamente stare nelle mani di cose che possono diventare da un momento all'altro mafiose, pazze, furibonde e negazioniste, cioè del terrorismo. Andiamo. Perché queste cose, che ci vuole esperienza. Io non l'ho capito, vi sembro così rincoglionito che mi camminate dietro? Eh? Attenivole, cioè. Aspetta, femmi. Facciamo passare prima a chi ste. Femma! Però superstizioso. Andate, andate. Ferma! Dando le zanzare qua mi stanno mangiando io. Ecco, bravo. Però quando gli chiamavo con qualche problema non c'era. Ecco, bravo. E poi c'è un minuto, fino
Com'è, tutto a posto? Così me li posso anche portare, capito? Quando vado con la macchina salgo e me li porto. Comunque, intanto devo andarmi a fare, a scegliere il chirurgo per queste cose, per forza, perché proprio mi stanno diventando impossibili. Stanno diventando impossibili sempre più, e poi con le stoffe, i vestiti, il sole, il cappello, tutte cose ci strofinano, si graffiano, si vedi come fino, vedi, io dico la verità, si graffiano, si irritano, si scippano, si graffiano. Ferma, cosa significa ferma, Cali? Ferma. Vedi anche questi tessuti qua che hanno queste cose con le etichette, sono proprio sopra. Ferma, ferma. Il cappello, l'etichetta sul cappello, l'etichetta del cappello, il bordo del cappello è sul neo, ti può mordere un animale, ti si sgraffia su uno scoglio, nel letto, con le unghie, con le unghie dei cani, insomma si devono fare per forza. Siamo arrivati agli sgoccioli, già si devono fare 10 anni fa. Non farli fare già è da assassini proprio. È come sta cosa qua, come la Neopoli, questa è la baraccopoli, c'è la Neopoli nel mio, la tumoropoli sul mio corpo, la tumoropoli, poi là mi dicono tutto, capì? Questa col treno, con l'aereo, con la bicicletta, sono cose scarse, e poi tu vedi negli anni cose scarse che non sono adatte. Bravi gattini, poi tutti niure ha fatto. Ciao. Cose scarse, capito? Cose. Ognuno ha il suo modo di spostarsi, di pernottare, di come spostarsi, come non è, si può fare un testo unico di. Poi li trovi morti, li trovi stecchiti, li trovi. Capito? Cose già che so, roba che già so, questa è la mafia. È la corruzione che fa queste cose. Quando c'è il terrorismo è ancora peggio. Il terrorismo poi tende a fare tabula rasa. Non gliene frega di chi è il boss, il capo, il. Andiamo! Ci vanno di mezzo tutti, eppure Totti. Rischi di girare a vuoto, città, cose di qua, di là, prendere mezzi, infettarti, fare, dire, per non risolvere niente, pagare, non toccate le guai, per non risolvere nulla, capito? Anzi, per poi trovarti più problemi. Che fa, torniamo a casa? Ah? Ci andiamo a dare una rizzittata? Nel 99%, nel 90% dei casi è così. Poi logicamente alcune cose li sistemano, non è che. Diciamo, il mio non è un fatto
non bisogna confondere queste cose che ho io con cose di altri. C'è il tumore al seno, che può venire per altri motivi, perché glielo munge l'amante, perché che cazzo ne so. Per dei reggiseni troppo stretti, per un neo di un'altra persona, un tumore al colon o al colion.